Ora si registrerà la conferenza. Avete sentito tutti, immagino. Ok, per chi volesse fare delle domande, le domande verranno fatte alla fine dell'incontro. Come potete vedere sulla piattaforma c'è la nuvoletta per fare le domande, potete alzare la mano e alla fine dell'incontro vi farò parlare in modo tale che gli interventi avvengano tutti uno dopo l'altro senza interruzioni. Mi presento, sono Valentina Figoli, sono la coordinatrice regionale per CNA Balneari. In questo caso svolgo il ruolo di coordinatrice della riunione della videoconferenza. Sarò brevissima, così possiamo partire subito con i vari interventi che sicuramente sono molto più interessanti. Quindi parto con i ringraziamenti e le presentazioni. Partirei con il ringraziare gli europarlamentari che hanno avuto la disponibilità di darci per l'incontro. Brando Benifei, che è il capo delegazione del gruppo Partito Democratico al Parlamento europeo, Marco Campomenosi, che è il capogruppo della Lega in Parlamento europeo, e fidanza Carlo, che al momento non c'è, ma che colgo l'occasione adesso per ringraziare, lo ringrazierò anche successivamente, eurodeputato e capo delegazione di Fratelli d'Italia. Infine, un ringraziamento, non so se Scajola c'è già. Comunque, anticipo a Marco Scajola, che in questo caso in veste di coordinatore nazionale per il demanio marittimo per le regioni, ma è ovviamente anche il nostro assessore regionale al demanio. Ora, successivamente a me, i miei colleghi prenderanno la parola per trattare un po' quella che è la situazione della regione, ma non solo per quanto riguarda le concessioni demaniali. Ve li presento in ordine di chi interverrà dopo di me, quindi Alessandro Ricomini, che è il portavoce CNA regionale per i balneari, Sabina Cardinali, che è il portavoce nazionale per CNA Balneari, Stefania Currà, che è invece la coordinatrice per la provincia di Imperia per la categoria, ed infine Cristiano Tomei, che è il nostro portavoce nazionale per il settore balneare. Quindi, siccome c'è poco tempo e ovviamente dobbiamo far parlare tutti, lascerei immediatamente la parola ad Alessandro, e ricordandovi di essere concisi e rispettare i tempi. Ok? Grazie. Benissimo, grazie, buonasera a tutti. Ma ruberò pochissimo tempo per lasciare posto agli interventi, agli importanti interventi ai quali potremo assistere questa sera. Naturalmente ci saranno interventi tecnici, io sono un balneare, quindi eviterò la questione tecnica, ce ne sarebbe da dire anche troppo. Solo sottolineare una volta ancora il momento tragico che stiamo vivendo come balneari e il momento estremamente pratico che in tanti anni di rapporti con la politica troppe volte a nostro parere è stato sottovalutato. È stato sottovalutato la tragicità del momento, della nostra situazione e la praticità della nostra situazione. Cosa voglio dire? Si parla di legittimo affidamento, si parla di tutelare l'impresa, ma qui dobbiamo tutelare le famiglie perché tutte queste imprese al 99% rappresentano famiglie. E il nostro legittimo affidamento va al di là della semplice investimento che abbiamo fatto nelle nostre aziende, perché le nostre famiglie hanno investito anche al di fuori e su questo vanno tutelate. Non mi è sufficiente. Parlo perché lo vivo sulla mia pelle e ho parlato con tantissimi miei colleghi. Tutti noi in questi anni non abbiamo mai smesso di investire, le nostre famiglie non hanno mai smesso di investire, i nostri figli si sono sposati, hanno messo su casa, si sono presi degli impegni andando in banca, accendendo dei finanziamenti e il direttore della banca ha detto: ah sì, c'è una legge che vi dà la concessione demaniale fino al 2033 e per questo ci siamo impegnati. E adesso, con una concessione demaniale rinnovata al 2021, 2022, forse 2023, che cosa andiamo a raccontare in banca? Questa è la praticità.
Questo è dove deve entrare la politica. Qui, dove la politica deve smettere di vivere in un altro pianeta, scendere sulla Terra e tutelare le famiglie balneari italiane, perché noi ci siamo impegnati per decine o centinaia di migliaia di euro e l'abbiamo fatto fidandoci legittimamente delle leggi italiane. E su questo chiediamo di essere sostenuti. Banalmente, all'inizio di febbraio il governo, l'Italia dovrebbe aver risposto all'Unione Europea. Non sappiamo neanche cosa ha risposto all'Unione Europea. Non ci è dato di sapere neanche questo. Ogni tanto ci sembra di essere trattati un po' da sudditi. Grazie, finisco qua. Grazie Alessandro. Sabina, se vuoi intervenire. Sabina Cardinali? Non c'è più? Prima c'era. Deve essere ricaduta la linea. Credo abbia problemi di collegamento, magari La facciamo riprovo. intervenire più alla fine, cosa dici? Va bene, sì, Stefania Currà, se vuoi ti lascio la parola, se mi senti. Sì, mi sentite? Mi sentite? Sì, Buonasera a tutti. assolutamente. Buonasera a tutti. E in quanto referente proprio della provincia di Imperia, voglio approfittare proprio di questi illustri interlocutori per dare una descrizione di quella che è la situazione attuale, in particolar modo nella mia provincia. È stata una lotta molto, molto intensa proprio con le pubbliche amministrazioni, funzionari che hanno fatto un vero e proprio ostruzionismo, l'ho detto più volte, e a fine anno, proprio all'ultimo momento, finalmente sono state rilasciate queste agognate estensioni al 2033. In realtà è stata un po' una vittoria di Pirro, perché purtroppo sono state rilasciate in via quasi condizionata. Vale a dire che i concessionari hanno dovuto sottoscrivere una clausola per cui sono stati messi a conoscenza della possibilità di una rideterminazione di tale durata dell'estensione in virtù di un'eventuale innovazione normativa o altri riscontri giurisprudenziali. Quindi diciamo che si è falliti in quello che è l'obiettivo principale, ovvero, come diceva il signor Riccomini, dare certezza, dare stabilità. Se non c'è questa stabilità, diventa impossibile per le imprese fare degli investimenti, fare una programmazione per il futuro. Però, se andiamo a vedere alla provincia di Imperia rispetto ad altre, è andata anche abbastanza bene facendo un confronto. Tant'è che a Spezia, addirittura, ci sono dei comuni, seppur alcuni hanno adottato la stessa disciplina della provincia di Imperia, quindi di queste sorte di concessioni condizionate, alcune non hanno proprio rilasciato le estensioni e altri le hanno rilasciate invece in maniera estremamente breve, quindi di una durata limitata a 2021-2022. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in Liguria, e credo che poi sia questa situazione rispecchi poi tutto quello che è l'assetto nazionale, non ci sia una uniformità, ci sia una discriminazione, una disparità proprio di trattamento, comuni vicinissimi che hanno adottato soluzioni diverse e direi che dopo tutti questi anni di varie lotte, battaglie, CNA è stata assolutamente accanto al settore, è necessario arrivare ad una uniformità, difendere quella che è una legge nazionale che comunque noi abbiamo, difenderla a tutti i costi e questa sera io ho proprio promesso ai miei balneari, che vedo che sono veramente numerosissimi, che potranno fare tutte le domande che vogliono per cercare appunto queste risposte che a questo punto soltanto l'Europa ci può dare e soprattutto la risposta dell'Europa dipenderà dall'atteggiamento del nostro governo. Io ringrazio tutti e lascio la parola a chi avrà sicuramente cose più interessanti di me da dire. Grazie a tutti. Grazie Stefania. Cristiano, ti lascio la parola. Sì, grazie a Valentina per la
avermi passato la parola. È un ringraziamento a tutti, in particolare a CNA Balneari Liguria e a CNA Liguria, al segretario regionale Matellini e tutti i direttori, i presidenti delle CNA territoriali che oltre ai portavoce, ai livelli di CNA Balneari sono presenti e hanno pensato di dare un'importanza partendo dalla Liguria a questo tema. Naturalmente il ringraziamento non può che andare anche in modo estremo agli europarlamentari presenti, al coordinatore regionale per il demanio, per gli assessori regionali che tra poco sarà anche collegato qui con noi. E ringrazio per la presenza la collega Elisa Vitella, collegata da Bruxelles, da CNA Bruxelles, perché il tema è un tema comunale, è un tema ligure, è un tema di tutte le regioni, di tutti i comuni d'Italia, è un tema nazionale ed è un tema europeo. E credo che questa iniziativa di oggi, ringraziando anche Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, che ha aiutato la nostra coordinatrice regionale Valentina Figoli per l'ottima riuscita di questa iniziativa, credo che sia un'iniziativa centratissima. In un momento in cui bisogna essere vicini alle imprese, e di questo ringraziamo i nostri relatori, i nostri rappresentanti istituzionali a livello regionale ed europeo, ed è anche, diciamo, una vicinanza che è necessario dare a una norma nazionale che va tutelata. Io voglio partire dalla norma che è stata approvata proprio ad agosto con il decreto, prima di agosto con il decreto rilancio e poi con il decreto agosto. Sono delle norme che tendono a fermare, a dare una conferma a un provvedimento che è stato introdotto con la legge di bilancio nel 2018. Quello ha un provvedimento che riguarda una misura, prima un provvedimento, poi una misura che riguarda l'estensione fino al 2033. La chiamo misura perché così va definita, che serve per dare una stabilità in un momento difficile per il nostro paese e per tutto il mondo, in piena pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo e non ancora riusciamo a superare. E quindi il primo aspetto, la prima cosa che viene così, che passa proprio per le vene delle imprese, dei balneari, è come è possibile che in questo momento arrivi una lettera di messa in mora che non tenga minimamente conto della situazione che si sta vivendo. In un settore che con tanta fatica, in un momento di gravissima crisi economica e sociale, lo ricordava Riccomi, sociale sotto il profilo delle famiglie che lavorano, delle imprese, dei livelli occupazionali, di tutto l'indotto, è riuscita a rialzare la schiena partendo dal 3 giugno, quando la mobilità, almeno tra le regioni, siamo riusciti a metterla in campo e ha dato il meglio di sé ad agosto, addirittura come turismo marittimo, superando gli arrivi solo con gli italiani che erano stati registrati nello stesso mese nel 2019. Ed è stato un momento che ha dato una forza, un vigore. Molti balneari non credevano di poter riaprire, vista la situazione, mettere in campo i protocolli di sicurezza. Noi non abbiamo avuto problematiche su tutto il territorio nazionale, su 30.000 stabilimenti balneari che hanno accolto un popolo di italiani che aveva bisogno di ritrovare serenità, spensieratezza, nel rispetto delle regole, mettendo in campo investimenti forti anche per quanto riguarda gli aspetti della prevenzione sanitaria e mantenendo tutti i livelli occupazionali e tutti i livelli di sicurezza anche per quanto riguarda la prevenzione e il salvamento della vita in mare. E quindi in qualche maniera questo è servito anche per stare vicino ai comuni che hanno avuto, e noi li rispettiamo, una difficoltà legittima anche a dover mettere in campo una norma che è solo una parte di ciò che era prevista nella legge di bilancio.
ossia quella dell'estensione. Stando alle regole, stando a ciò che ci dice la sentenza della Corte di Giustizia del 2016, le valutazioni sono state fatte caso per caso, comune per comune, concessione per concessione, al vaglio del mantenimento dei criteri soggettivi e oggettivi. E questo è stato il tempo anche necessario, ma oggi siamo arrivati quasi all'80% dei comuni che hanno proceduto all'estensione della temporale delle concessioni. Noi abbiamo anche avuto un confronto equilibrato con quei comuni dove, quando è arrivata la lettera di messa in mora e non ancora avevano definito questa estensione, di fare in modo che ci fosse una durata temporale anche ridotta di un anno, due anni, tre anni, perché c'è bisogno del mantenimento legittimo delle concessioni, di quelli che devono aprire i ristoranti, perché c'è la somministrazione, di coloro che a breve dovranno andare in spiaggia e cominciare a allestire le attività per poter aprire legittimamente, essere, come dire, legittime, non esporsi a problematiche durante la stagione estiva. Abbiamo fatto un lavoro dal nazionale attraverso tutte le CNA regionali e territoriali per essere vicini alle imprese e interloquire con i comuni, capendo tutte le posizioni, rispettandole, non lasciando per quanto ci è stato possibile soli anche gli amministratori e i funzionari comunali, mettendo in campo documentazione giuridica, sostegno giuridico nel rispetto delle posizioni. E si è raggiunto qualcosa di importante. Siamo quasi all'80% di questa estensione. E come si può pensare che di colpo adesso si debba tornare indietro? Noi abbiamo partecipato alla riunione del 26 gennaio con i livelli tecnici, capi di gabinetto e capi legislativi dei quattro ministeri a cui CNA Balneari Nazionale ha inviato una lettera agli affari europei, al turismo, affari regionali e ai trasporti, perché ci fosse subito una presa di posizione. Noi sappiamo che entro il 3 febbraio è stata inviata questa risposta, che di cui non abbiamo ancora contezza, e che è una risposta presumibilmente tecnica, nonostante noi abbiamo come dire, descritto le motivazioni che ho appena detto e che hanno detto coloro che sono intervenuti prima di me. Ma oggi c'è bisogno di una posizione politica che difenda i contenuti e i principi di tutto ciò che stiamo dicendo. Per farmi vedere questo? Sì, una posizione che arrivi al governo di prossima, di cui stiamo vedendo le vicende, ci auguriamo, ci auspichiamo per la stabilità dell'economia e delle imprese che ci sia una definizione positiva a brevissimo, nelle prossime ore, appunto il Presidente del Consiglio, prossima mezz'ora il Presidente del Consiglio incaricato è atteso dal Presidente della Repubblica, ma ecco che ci sia anche il ruolo dei parlamentari e il ruolo degli eurodeputati, perché ci sia una posizione politica che emerga chiara, determinata e forte dall'Italia, perché in Europa si tuteli questa norma. Le regioni già hanno espresso la propria posizione, forse per la prima volta in modo unitario e compatto. E noi chiediamo che ci sia la stessa posizione forte da parte del Parlamento, che ha approvato una norma che è quella del decreto rilancio e del decreto agosto, che conferma un principio, un provvedimento in legge di bilancio nel 2018. Perché ci sono tanti aspetti da mettere in campo che sono legati, e vado a chiudere, a ciò che poi bisogna anche fare per poter rispondere adeguatamente alla Commissione europea con le prossime comunicazioni che abbiano quel senso politico, sociale, economico. Ossia che la risorsa non è scarsa in Italia. Sul portale del Ministero dei Trasporti abbiamo tutte le concessioni. Non è assolutamente scarsa, perché solamente forse un 40% del territorio costiero italiano è occupato. Vi è disponibilità di risorsa, c'è spazio per tutti, per, come dire, aderire ai principi della libertà di impianto di imprese e della concorrenza del mercato.
E quindi questo è un dato che va certificato perché è possibile certificarlo e dire che non ci sono motivi perché si applichi l'articolo 12. La risorsa in Italia per poter aderire a nuove concessioni non è scarsa. Regioni, comuni con i piani regionali, piani demaniali comunali marittimi, ogni anno indicano nuovi bandi, nuove gare per nuove concessioni. E quindi dov'è? Bandi a cui possono partecipare tutti i cittadini, anche quelli europei. E quindi dov'è che manca questa risorsa? Dov'è che non vi è disponibilità? E in più per l'attuale sistema balneare attrezzato italiano, laddove vigono i criteri oggettivi e soggettivi, e quindi c'è la regolarità della concessione, oggi passata per chi ha avuto l'estensione o per chi la sta avendo al vaglio amministrativo, vige il legittimo affidamento. Attività che hanno investito una vita per creare ciò che non esisteva prima. Un'eccellenza è diventata nel mondo, è un unicum nel continente europeo, quello del sistema balneare attrezzato italiano, che è nato prima della direttiva servizi. E noi riteniamo, e lo dice anche in una parte della sentenza della Corte di Giustizia, lo dicono anche i giudici eurounitari, che queste imprese hanno il legittimo affidamento. E quindi qui c'è una sorta di doppio binario che deve tutelare questo principio per gli esistenti, che non possono non risentire in modo positivo dell'estensione della concessione e dare spazio perché vi è disponibilità a chi vuole fare questa impresa alle stesse condizioni così come sono sorte le attuali. E per nuovi bandi, per nuove concessioni. Lo spazio c'è, la risorsa non è assolutamente scarsa, ma oggi c'è necessità di tutelare questa norma, questa misura, questo provvedimento di estensione, perché è un provvedimento che dà una stabilità sociale, economica, dà una legittimità, evita una confusione, un caos giuridico che si potrebbe creare nel momento in cui vi fossero delle revoche. E perdere una delle grandi eccellenze che l'Italia ha nel mondo. È questo che noi chiediamo agli eurodeputati, ai parlamentari, al governo, chiederemo immediatamente, avendo al fianco regioni e comuni, perché c'è bisogno di mettere in campo subito una risposta che non sia solamente tecnica, ma che sia una risposta che abbia un tenore politico che riguardi le imprese balneari, riguardi un aspetto economico di tutto il paese. E su questo, ecco, noi ne abbiamo fatto una valenza a tutti i livelli, perché questi principi li sosteniamo dal comune costiero, passando per le regioni, fino al livello centrale dell'esecutivo e del Parlamento. E oggi, ecco, vi chiediamo di non, diciamo, di stare proprio sulla materia, di stare sul pezzo, perché sarà necessario, secondo la procedura, come dire, non solo rispondere ulteriormente, ma io ritengo prendere una posizione e indire subito un confronto con la Commissione europea, facilitato dai parlamentari, dagli europarlamentari, dalle regioni, con il ruolo che possiamo mettere in campo come associazione, come CNA, anche grazie a CNA Bruxelles, perché ci sia subito una posizione forte e chiara. Questa posizione forte e chiara di difesa deve uscire perché è importante ridare spirito, ridare speranza, ridare forza, ridare sostegno morale. In questo momento è un settore che deve ripartire e deve ripartire non solo per sé, ma per tutti gli aspetti che ad essa sono collegati e connessi e che rappresentano un pezzo importante della forza economica di questo paese. Grazie. Grazie Cristiano.
Grazie Cristiano, Alessandro e Stefania per gli interventi e per l'enfasi che è stata riposta nei vostri discorsi e nei vostri interventi. È arrivato Marco Scaiola, che ringrazio, e ha un problema però, non gli si attiva la video, la webcam, per cui non so per quale ragione, dice che è raggiunto il limite di webcam attive, quindi vi chiederei la cortesia ad alcuni di voi di poterla spengere in modo tale che si possa vedere Scaiola durante il suo intervento. Grazie. Lascio la parola a Marco perché sappiamo tutti, siamo diventati arancioni e quindi deve correre. E quindi gli lascio la parola. Brando, mi scuso, ma le urgenze cambiano ovviamente. E niente, lascio un attimo la parola all'assessore e poi Brando, ben sei. Grazie. Sì, grazie, buonasera, un saluto a tutti gli amici di CNA, mi scuso per il ritardo e mi scuso se vi dovrò anche lasciare terminato il mio intervento perché siamo in una situazione purtroppo oramai costante di emergenza perché stiamo diventando zona arancione, domani in Liguria cominceremo le vaccinazioni di 5.000 lavoratori frontalieri e stiamo organizzando ancora in queste ore l'intervento che verrà fatto a partire da domani mattina. Quindi veramente mi scuso, ma è un momento particolarmente critico anche per voi imprenditori, che so quello che state vivendo, ma dobbiamo organizzare il tutto nelle prossime ore. Io ringrazio CNA, mi fa piacere sempre partecipare ai vostri incontri. Ho sentito anche l'ultima parte dell'intervento dell'amico Tomei, che saluto. Sempre molto appassionato e spero di rivederti magari più avanti, meno appassionato, ma non perché tu sia cambiato, ma perché finalmente la situazione sia cambiata, perché qui la situazione sta andando avanti da troppo tempo. Sento sempre belle parole, ma non da parte tua, non mi sto riferendo ovviamente a voi, però poi i risultati io purtroppo faccio ancora fatica a sentirli. Io devo dire che come regioni stiamo lavorando molto bene insieme e mi dispiace anche se qualche volta ho sentito dei passaggi anche da alcuni esponenti del governo passato poco carini nei confronti delle regioni anche su altri temi come il Covid, ad esempio, ma devo dire che mai come gli ultimi 2 anni le regioni tutte, al di là del colore politico, stiano lavorando bene insieme su tutti i temi. Sul demanio marittimo, che è il tavolo che coordino, addirittura stiamo riuscendo ad avere in maniera facilissima dei documenti approvati all'unanimità, ed era, per chi lo sa, era molto difficile ottenerli prima, anche perché avevamo posizioni un po' diverse. Noi come regioni ci siamo adoperati immediatamente verso i primi mesi dell'autunno scorso. Sapete anche che in Regione Liguria ci sono state le elezioni, quindi noi abbiamo votato come in altre regioni d'Italia alla fine di settembre, e come ci siamo insediati abbiamo ripreso un po' il discorso che avevamo interrotto. Però devo dirlo, ma non lo dico con polemica perché lo possono dimostrare i dati. Noi praticamente è da aprile che chiediamo un confronto con quello che era il governo passato, ma non solo questo confronto non c'è stato, ma noi non abbiamo neanche avuto risposta alle nostre lettere, alle nostre mail, alle nostre anche dichiarazioni ufficiali fatte dal presidente Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che coordina le regioni e che ringrazio il presidente Bonaccini, anche se non è presente a questa riunione, per il grande lavoro che sta facendo nel coordinarci. Ma non abbiamo mai avuto una risposta, una convocazione. L'ultimo, abbiamo approvato dei documenti all'unanimità nei quali chiedevamo cosa? Chiedevamo che fosse data chiarezza alla legge 145, che fosse data forza alla legge 145 per l'applicazione dell'estensione dei famosi 15 anni. Abbiamo chiesto, e l'abbiamo chiesto già in aprile 2020, che il governo aprisse una trattativa con l'Unione Europea per la questione direttiva Bolkestein. Perché io sono anche stufo di sentir dire che l'Europa è brutta e cattiva, ma non è l'Europa che è brutta e cattiva.
Se i governi non interagiscono con l'Europa, non dialogano con l'Europa, è ovvio che non possiamo pretendere nulla dall'Europa. Quindi quella che manca è un'azione forte da parte del governo italiano, azione forte che hanno avuto altri governi e hanno ottenuto risultati di straordinaria importanza. Altri paesi, non vedo perché l'Italia non debba confrontarsi con l'Europa. Volevamo anche sapere, appunto, se c'erano stati dei confronti con l'Europa e quali risultati c'erano stati, ma non abbiamo avuto risposta, probabilmente perché incontri non ce ne sono stati. Come sapete, l'Unione Europea recentemente ha scritto al governo italiano di avere informazioni riguardanti la legge 145, perché si rischia da questo punto di vista l'infrazione, si rischia. Perché dire che c'è un'infrazione da parte dell'Unione Europea è sbagliato, perché l'Unione Europea ha chiesto informazioni al governo italiano. Il governo italiano ha risposto, credo in data 3 febbraio, che era anche la scadenza dei tempi, all'Unione Europea. Noi abbiamo chiesto umilmente di conoscere il contenuto di questa risposta, non c'è stata negata, non è che ci è stata negata il contenuto, c'è stato proprio, non ci hanno neanche risposto. E quindi non sappiamo che cosa il governo italiano abbia risposto, ma speriamo che di poterlo sapere al più presto, perché in base alla risposta noi possiamo sapere quelle che erano le intenzioni, anche se parliamo di un governo passato, ecco, comunque. Vorremmo sapere che cosa è stato scritto in quella lettera, perché quanto è stato comunicato all'Europa per noi può essere di significativa importanza. Poi, per quanto riguarda il discorso sull'applicazione della legge 145, ho sentito dire tante cose, ho visto anche colleghi di altre regioni che hanno provato ad adottare provvedimenti e quant'altro, però ci siamo sempre consultati con tutte le regioni. In questo momento sono assolutamente inutili i provvedimenti regionali, perché ogni provvedimento regionale viene impugnato proprio perché non è la nostra la competenza, cosa che a me dispiace, perché vorrei averla io la competenza, ma noi non possiamo intervenire sull'applicazione di una legge dello Stato e quindi rischieremo di fare dei provvedimenti che magari ti fanno, come dire, scattare un applauso dai balneari, ma poi in fondo non facciamo il bene della categoria, ma diamo delle illusioni che poi si sciolgono come neve al sole. Quindi quello che noi chiediamo è semplicemente di essere sentiti da parte di chi sarà responsabile nel seguire le questioni legate alla direttiva Bolkestein, di poter esprimere il nostro pensiero, che vi posso garantire che è un pensiero unitario dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, di tutte le regioni al di là del colore politico. Abbiamo un unico documento che è condiviso e sottoscritto da tutti, che vuole dare certezze al comparto balneare, che vuole dare forza alla legge 145, che può essere sicuramente migliorata. Perché anche la legge 145 ha delle limitazioni abbastanza evidenti, è una legge importante, una legge sicuramente che dà un segnale molto forte, è mancato il decreto attuativo conseguente a quella legge, quindi questo indubbiamente l'ha resa più debole nell'applicazione, ma noi vogliamo che il nostro governo apra un tavolo con l'Europa e finalmente si possa concretamente discutere l'uscita dell'Italia dalla direttiva Bolkestein. Non voglio ripetere cose che negli anni ci siamo detti tante volte, il discorso che parliamo di una direttiva servizi, mentre noi riteniamo che le nostre coste abbiano una tipicità diversa rispetto ad altre realtà di altri paesi europei, e sappiamo benissimo che le concessioni sono state da sempre consegnate e ritenute dei beni in mano a degli imprenditori. Questo può anche darsi che fosse, tra virgolette, sbagliato, ma è stato fatto e quindi non si può cancellare la storia di un paese che è cresciuto grazie anche al lavoro che hanno fatto molte aziende che hanno investito risorse economiche, risorse familiari, che hanno investito il proprio futuro dei propri figli su quelli che noi riteniamo dei beni. Quindi la direttiva Bolkestein
come disse anche recentemente in un convegno lo stesso Fritz Bolkestein che l'ha scritta, la direttiva Bolkestein non deve toccare, non deve riguardare l'Italia. Quindi credo che comunque, al di là di questo, debba essere finalmente, concretamente e aggiungo seriamente, iniziato un confronto con l'Europa. Io penso che il nostro paese, se vuole, e sottolineo se vuole, ha le capacità, ha l'autorevolezza, ma credo anche il peso politico e il peso economico per poter iniziare un discorso costruttivo e collaborativo con l'Unione Europea per superare questa impasse e dare certezze alle oltre 30.000 imprese italiane. Non mi sembra che sia un discorso impossibile, non voglio per carità fare il sapientone della situazione, voglio credere alla buona fede di tutti, però indubbiamente questo discorso da tutti i governi che si sono alternati, ma parlo anche di governi della mia parte politica, parlo anche dei governi del centrodestra, perché questa direttiva Bolkestein ce la ribalziamo ormai da moltissimi anni che hanno visto un po' passare tutti i colori, però purtroppo c'è stato un inizio, secondo me, nel 2006-2007, anche di una certa superficialità nel trattamento della direttiva Bolkestein. Nel 2010 il governo italiano, e parlo quindi in questo caso anche di un governo di centrodestra, ha fatto l'errore di recepire nel Consiglio dei Ministri la direttiva Bolkestein, quindi ovviamente a quel punto non possiamo più dire nulla all'Europa, perché se il governo l'ha recepita, capite che i colpevoli siamo sempre noi, non è l'Europa, e poi i governi che sono venuti dopo comunque non hanno fatto nulla per intervenire su questo tema. Quindi, al di là di tutti, qui colpe e meriti, inutile fare, non voglio mettere il dito contro nessuno, c'è un problema, il problema è grave, il problema è serio. Adesso dobbiamo semplicemente, e noi come regioni, ripeto, non chiediamo nulla se non essere responsabilizzati, coinvolti e fare squadra con il nostro governo. Noi vogliamo aiutarlo il nostro governo, vogliamo essere al fianco, vogliamo collaborare per fare in modo che poi i comuni che devono applicare le varie norme, i balneari, ma non solo i balneari, tutti i concessionari possano sapere che possono fare investimenti, possono lavorare, possono prepararsi ad un futuro che, nonostante questo drammatico coronavirus che sta condizionando in primis la nostra salute ma anche la nostra vita economica, possa darci possibilità di programmare, visto che comunque siamo a febbraio ed è il momento in cui noi ci prepariamo e ragioniamo verso quella che sarà la Pasqua, il periodo pasquale che speriamo possa regalarci alle nostre aziende un po' di economia, e poi la programmazione per l'estate 2021, che ad oggi non possiamo neanche sapere come andremo a vivere. Quindi non ho molte novità da questo punto, poi con CNA abbiamo un contatto costante, quindi ci siamo visti ancora poche settimane or sono. Io quello che vi posso dire è che noi ci siamo, che noi stiamo facendo il massimo che possiamo fare vicino alle nostre imprese, ma che a questo punto è inevitabile, è fondamentale che ci sia da parte del governo, oramai dal nuovo governo, un atto di indirizzo sia nei confronti dell'Europa ma anche nei confronti di una legge nazionale che è la 145 del 2018, che necessita, chiamiamolo, di un rinforzino da parte del governo, perché questa legge ogni giorno vive sentenze contraddittorie. Oggi c'è stata una sentenza a favore della legge 145, pochi giorni fa una sentenza contro la legge 145. Capite che non possiamo vivere in un paese dove c'è una legge dello Stato e dove ci sono sentenze dei vari TAR, uno favorevole e uno che la va, come dire, a colpire. Quindi questo non deve essere superato, e l'unico che lo può fare è ovviamente il legislatore, non lo possono fare né i comuni, né le regioni, né i parlamentari europei, né altre figure, lo devono fare i diretti interessati. Quindi noi, ripeto, non siamo assolutamente polemici, vogliamo essere collaborativi, però se non siamo coinvolti non possiamo fare altro che attendere questo coinvolgimento, che al momento non c'è stato.
Io ho avuto l'ultima volta che ho avuto modo di interfacciarmi con l'allora ministro degli affari regionali, l'onorevole Boccia, è stato lo scorso 17 dicembre, quando in una conferenza unificata per le regioni, oltre al sottoscritto, c'era il mio collega della regione Campania, il vicepresidente Bonavitacola. Abbiamo chiesto al ministro di essere sentiti, perché da lì a poco sarebbe finito il famoso 2020, che noi sappiamo che è una scadenza per le concessioni un po' importante. Abbiamo sottoposto il problema, c'era stato detto e tutto è stato verbalizzato, quindi non mi invento nulla, che saremmo stati convocati entro il 31 di dicembre. Ebbene, noi non siamo stati da allora più convocati, poi ci mancherebbe, c'è stata la crisi di governo e posso anche comprendere, però sarebbe importante che qualcuno ci dicesse qualcosa, perché la strada che dobbiamo percorrere è una strada che deve partire, e concludo veramente, mi scuso se mi sono un po' dilungato, e deve partire ovviamente in primis dal nostro governo, che mi auguro abbia voglia, ma spero e voglio essere ottimista, di dare certezze in un momento di crisi a oltre 1 milione, perché direttamente o indirettamente sono coinvolte circa 1 milione di posti di lavoro riguardanti le nostre imprese. Grazie. Grazie Assessore Scajola per l'intervento conciso e puntuale. Non so se devi andare, nel qual caso ti ringrazio a nome di tutta la CNA, mi auguro e spero che tu possa rimanere anche per le domande che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Ho pochi minuti, immagino. Ti chiedo scusa, non voglio porre prezioso, ma non dipende da me. Assolutamente, assolutamente. Lascio la parola all'europarlamentare e capo delegazione del gruppo Partito Democratico, Brando Benifei. Grazie. Grazie mille prima di tutto a CNA davvero per non solo questa occasione con CNA Balneari, ma per il lavoro che portate avanti, anche il grosso lavoro che riusciamo a portare avanti con Elisa nel vostro ufficio di Bruxelles. Siete sempre molto puntuali, presenti, e devo dire anche la CNA Liguria, lo dico da Ligure, è sempre molto presente, puntuale sui temi, su tante questioni, quindi grazie, perché facilita il nostro lavoro questo approccio, essere in grado di avere gli input utili per l'attività legislativa di bilancio che abbiamo fatto in questo periodo. Io mi sono occupato del programma Mercato Unico, del Fondo Sociale Europeo, siete sempre stati, ho avuto ruoli di relatore parlamentare su questi provvedimenti, abbiamo fatto anche modifiche importanti che contano su tante risorse, quindi insomma una grande collaborazione, grazie. Io farò veramente un intervento, come si dice, in tempi europei. La prima considerazione che voglio fare sui temi che sono stati sollevati è la necessità di garantire una continuità sul dialogo con le istituzioni UE, che ovviamente non è che deve iniziare, c'è da tempo, e va detto in completa onestà che sul tema balneari abbiamo riscontrato negli ultimi anni una relativa armonia dei punti di vista e delle posizioni all'interno delle compagini governative succedutasi. Il governo di Mario Draghi sarà chiamato a intervenire sulla questione, poiché il dossier è in fase di avanzamento, avendo l'Italia risposto. Poi c'è il tema appunto che veniva sollevato di conoscere, ma sappiamo che ci sono anche delle procedure. Io penso che, insomma, adesso non credo che sia andato tutto male prima, ora arriva il governo di Draghi, si risolve tutto in un secondo. Ho una visione un po' più così, diciamo, intermedia. Penso che non sia stato fatto tutto male, c'è da fare meglio, e il governo nuovo speriamo possa proseguire rispetto a questo tema del rinnovo delle concessioni al 2033, inserito nel decreto rilancio, quindi dal terribile governo precedente, ma abbiamo bisogno di continuare questo lavoro. Un lavoro che però, come accennavo, vede punti di vista vicini tra le forze politiche nazionali, che però, va detto, non è sufficiente in un processo che è politico e negoziale con la Commissione europea, che richiede persone e uffici
di riferimento stabili e un investimento vero di risorse da parte della pubblica amministrazione nell'avanzare questa discussione. Quindi per me primo punto è continuità d'azione e priorità dell'azione politica su questo fronte. Sembra una cosa ovvia, oppure qualcuno potrebbe ritenerla non così importante. Secondo me è molto importante, per come conosco ormai, essendo parlamentare da qualche anno, il funzionamento di Bruxelles. In secondo luogo, penso che serva radunare, per coadiuvare questa azione negoziale, tutte le migliori rappresentanze tecniche, giuridiche e di lobbying in senso positivo questo fronte. Voi l'avete fatto, l'avete portato avanti anche nel dialogo non solo con gli enti locali e regionali, ma anche con il governo, lo so per fonti dirette, quindi penso che si debba continuare in questa direzione. Io mi ritengo davvero solidale con le istanze dei nostri balneari, che hanno fatto importanti investimenti che valorizzano il nostro territorio, con un modello di turismo ligure che non può essere paragonato e quindi gestito alla stessa maniera di altri paesi europei, anche solo per una questione morfologica. E oltre a tutti gli altri argomenti che in parte anche oggi sono stati detti e che conosciamo bene, abbiamo seguito con attenzione gli sviluppi giurisprudenziali, la questione del doppio binario la questione quindi relativi ai periodi transitori, rispondendo anche rispetto a, insomma, al tema poi alla fine della prospettiva. Io penso sia fatta della propaganda antieuropea sulle spalle dei balneari, che magari raccoglie facili consensi ma non risultati, perché i risultati si ottengono solo facendo un lavoro comune. Anche il tema della Bolkestein, su cui ora concluderò, non si può affrontare dicendo usciamo dalla Bolkestein, perché dobbiamo lavorare, come dicevo prima, per rivederne l'applicazione e da una parte e lavorare per la modifica. Siamo rimasti fino ad oggi agganciati a un sistema di proroghe che salva la giornata, ma nel lungo periodo lascia i problemi che abbiamo sentito. Servono certezze. Il documento, secondo me, di CNA Liguria presentato, che ho letto, è molto ben indirizzato, molto chiaro, e in vista in direzione di una soluzione strutturale. Concludo dicendo che serve questo un lavoro serio a livello istituzionale, con tutte le forze che ci vogliono stare, e questo, diciamo, penso che un governo con un'ampia base parlamentare possa fare bene in questo senso, è un punto di forza, anche per richiedere una riforma della direttiva Bolkestein, che può richiedere anni, e però anche lavorare, come dicevo, dal lato giurisprudenziale e giuridico per il tema dell'applicazione. Un perenne sistema invece di proroghe ovviamente mette il settore in difficoltà. Io credo che però per fare passi avanti serve davvero lavorare in sinergia. Su questo tema, ripeto, penso che anche rispetto ad altre questioni troviamo una maggiore convergenza, e quindi siamo pronti a lavorare insieme con, diciamo, quelli che fra pochi minuti saranno i nuovi operatori. Potete chiudere i microfoni, se no non si sente. Sì, vabbè, ma stavo facendo una tavola d'appoggio per rimuovere la prima sicurezza e riparare le pareti. Grazie, buon lavoro. E anch'io vi devo fare come avevo. Fa attenzione quando l'appoggi, perché è tenuta solo da un paio di. Grazie, Brando Benifei. Vi chiedo scusa, ma l'ultimo punto non si è sentito, non sono riuscita a chiudere l'audio, e chiedo per favore di chiuderli, altrimenti si sovrappongono le voci e non si sente poi l'intervento. Ti ringrazio per il tuo intervento, ci fa piacere sapere che c'è l'intenzionalità, no, di una collaborazione, di una sinergia fra le varie forze politiche, perché è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Lascerei la parola a Marco Camponi Menosi, che è il capogruppo per la Lega al Parlamento Europeo. Grazie. Buona serata. Io ovviamente non sono qui per fare polemica, e anzi seguo alcune delle cose che ha già introdotto il collega Benifei, perché
È da tanto tempo che io frequento Bruxelles, in altre vesti, ero assistente di un certo Matteo Salvini nel 2005, quando attraversando Rouen-Poix-en-Chemin vedo gente che fa casino, fumogeni. Chi erano? Erano una categoria professionali, lavoratori portuali, che volevano essere chiamati fuori da un testo di una direttiva. Questa cosa poi è diventata la direttiva servizi, cosiddetta Bolkestein, che venne approvata. Guarda caso, se guardate nel campo di applicazione, ci sono alcuni servizi che sono esclusi, e uno è anche questo. Quindi diciamo che all'epoca nessuno immaginava che quel testo si sarebbe applicato alle nostre concessioni balneari, per tante ragioni, e che sono state anche spiegate bene da Tomei poco fa, per il tema della risorsa e tutto. Siamo arrivati a questa situazione. Nel 2018 Centinaio ha fatto un intervento normativo importante che non era finalizzato solo a buttare la palla avanti al 2033, lo sappiamo tutti, era finalizzato anche un lavoro di screening, diciamo di supporto alla teoria per cui la risorsa non è scarsa. Un finlandese, non c'è nessuna regola che impedisce a un finlandese di avere una concessione balneare o di altro tipo in Italia, perché uno dei principi della direttiva servizi, che non c'entra nulla con il nostro tema di oggi, è quello di abbattere delle barriere fra gli stati membri in modo tale che il famoso fornitore di servizi polacco possa farlo in Germania, in Francia. Quindi gli stati dovevano impegnarsi ad abbattere queste barriere, e secondo anche un principio abbastanza sensato. Quindi quello che secondo me fra qualche anno, al termine di questa procedura di infrazione, che è solo al suo inizio e che potrebbe durare ancora tanti anni, ma che speriamo termini al più presto, ovviamente in favore della vostra categoria. Ecco, successivamente poi dovremmo anche porci il tema di dire: vabbè, ma noi quindi cosa vogliamo? Ecco, a mio avviso, più che dire, vabbè, a parte che non si può escludere un paese da una direttiva, tirare del tutto fuori il tema dei balneari dalla direttiva servizi significa cadere nella direttiva concessioni o appalti pubblici, in cui vigono principi simili. Quindi la cosa, secondo me, più importante è quella di dire: guardate che la direttiva servizi, nei suoi principi fondamentali, è già applicata in Italia, perché ogni anno ci sono gare sul nuovo, e la risorsa non è finita, e tutto. Quindi io sono colui che, ma credo anche Benifei e credo anche Fidanza, siamo stati molto impegnati in questa settimana anche con i nostri capi partito per dialogare con loro. Noi abbiamo posto a Salvini tanti temi europei che ci impegnano, visto il ruolo che avremo insieme ad altri in questo futuro governo. E come avete sentito, Salvini stesso, uscendo da Draghi, ha ricordato fra i tanti temi anche quello della direttiva. Il governo, rispetto alla norma Centinaio, e oggi cos'è accaduto? È accaduto che quella parte di screening, di lavoro e di dialogo che era stato avviato con la Commissione europea è stato interrotto, ma non è tanto colpa del governo che ci ha preceduto, dove io ero opposizione, potrei dirvi: ah, non hanno applicato la legge Centinaio, ma non mi interessa questo in questo momento. C'è stato il Covid, ci sono state altre emergenze, e la stessa Commissione europea aveva le altre sue emergenze. Quindi questi hanno detto: ma qui non si è più fatto sentire nessuno, e a dicembre è partita questa lettera, che non significa che la legge 145 non sia più una legge dell'ordinamento italiano, e da qui nasce l'assurda situazione della Procura di Genova, che io non ho alcun timore di definire abnorme, cioè folle, che scrive ad amministratori locali mettendoli in agitazione. Comuni come la mia città Genova, che prima danno al 2033, poi tornano indietro, fanno una soluzione pasticciata, e grazie a Dio, perché qui non bisogna gettare le accuse solo alla magistratura, anzi, la magistratura amministrativa, con diverse sentenze dei tribunali amministrativi, sta dicendo: no, no, ma quella legge è valida. Poi vedremo cosa accadrà nel dialogo con la Commissione europea.
Io con la Commissione europea in questo anno e mezzo ho un'esperienza anche negativa in due episodi. Nel senso, io avevo chiesto, signori, la direttiva cosiddetta Bolkestein è del 2006. Avete intenzione in questo mandato di rivederla? Onestamente, nella scorsa legislatura io pensavo l'avrebbero modificata, perché né io né Benifei, né Fidanza abbiamo diritto di iniziativa, cioè non possiamo essere noi come a Roma a presentare una modifica, deve essere per forza la Commissione. Una modifica alla Bolkestein richiede un lavoro, essendo un testo fondamentale del mercato interno dell'Unione Europea, richiede un lavoro di consultazione con tutte le parti sociali, le associazioni, i territori, gli stati, che richiede molto tempo, e poi solo dopo la Commissione presenta una proposta. Ogni anno nella Commissione di cui facciamo parte, sia io che Benifei, la Commissione Mercato Interno, il Parlamento redige delle relazioni in cui si dice un po' qual è la situazione dell'applicazione di questa direttiva e delle altre che fanno parte di questa parte delle norme sul mercato interno, e non c'è mai un riferimento, non c'è mai una frase in cui dicono certo che quegli italiani sui balneari non l'hanno ancora applicata. Non dico non gliene frega niente a nessuno, ma è talmente un caso solo nostro particolare italiano, che riguarda una nostra peculiarità, che come attualmente è una vicenda che riguarda la Commissione europea e lo Stato italiano. Io so che la lettera che è stata inviata dal governo pochi giorni fa è buona, non è una lettera fatta tanto per fare, è buona anche perché le associazioni di categoria, CNA e le altre, hanno fatto un lavoro buono. Alcune regioni dicono che non riuscivano a parlare col governo, non so, io so che invece le associazioni riuscivano a farlo, quindi io mi aspetto che questa cosa, insomma, non si concluda così negativamente, anzi, se c'è un impegno ora col nuovo governo, con tutti i partiti che la pensano allo stesso modo, forse c'è solo un partito che non è molto convinto, ma diciamo che è minoranza, magari è un partito grande in questo momento, non è rappresentato in questa riunione stasera, ma ecco, ma tutti gli altri la pensano più o meno allo stesso modo. Ecco, secondo me, se c'è quel dialogo e quel tavolo continuo con la Commissione europea, che le associazioni stesse a volte hanno, perché il lavoro di CNA con Elisa Vitella è costante, quotidiano quasi, ecco, secondo me ne possiamo uscire bene. È ovvio che serve una continuità, serve qualcuno che si occupi di questo dossier a Roma, non per un anno, ma un po' più a lungo, per portare avanti risposte che fra l'altro oggi ci vedono altri argomenti, perché il tema del Covid è tale per cui abbiamo insomma sospeso il patto di stabilità per l'emergenza Covid. Il settore del turismo è quello su cui anche il commissario Breton ha detto che è forse quello che più tardi di tutti tornerà a lavorare come prima. Quindi la circostanza eccezionale. Prima dicevo, un'altra esperienza negativa con la Commissione europea è stata, allora, prima ho chiesto, ma volete rivedere questa direttiva? E mi hanno risposto, no, 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 adesso questo lavoro di revisione non lo riusciamo a fare. Quindi noi sappiamo che il testo al momento è quello lì e non viene modificato. Io spero che si possa modificarlo in modo tale da adattarlo meglio al nostro sistema. E secondo, io avevo mandato una documentazione fatta molto bene insieme a giuristi al commissario Breton, ma sarà perché si sta occupando anche dell'emergenza Covid a livello europeo, saranno altre ragioni. A me non ha dato alcuna risposta. Diciamo che il suo gabinetto non è il più, come dire, aperto al dialogo col Parlamento, di questo ce ne dispiace. Il nostro ruolo di parlamentari europei è anche di chiedere risposte a loro, cercheremo di farlo con maggiore intensità, ci mancherebbe. E il tema della sentenza del 2016, valutazione caso per caso, è essenziale, perché quella sentenza viene usata a volte contro di noi, nel senso, invece è una sentenza importante. E secondo me, ora sto guardando i miei punti per vedere se c'erano altri riferimenti a cose che avevate detto prima. Ecco,
Ecco, io spero che ci sia nel nuovo governo una volontà di andare avanti. Sicuramente, come è stato in passato, tante procedure di infrazione che erano state aperte nei confronti dell'Italia sono state chiuse con una volontà politica chiara e forte. Secondo me è possibile anche in questo senso. Non è detto che si chiuda subito. Non è detto che si chiuda con la prima controrisposta della Commissione europea, ma secondo me siamo nella buona strada. Ecco, se continua questo lavoro di scambio reciproco tra tutti, e niente, io sono qua. Se ci sono altre delle domande specifiche, io non vado, non mi devo scollegare. Il tema dell'applicazione difforme sul territorio è una follia incredibile. La Commissione europea ha il compito di vigilare sull'applicazione delle direttive. In questo caso abbiamo un sistema giuridico, quello italiano, che appunto a Genova dice una cosa, in altre regioni altre, ma la situazione si sta abbastanza chiarendo grazie a sentenze dei TAR che ci stanno dando una mano, non solo Lecce, ma tanti altri. Quindi diciamo che secondo me possiamo aspettare con un moderato ottimismo. Il problema è che non c'è, cioè gli investimenti sono necessari e voi non li potete fare se non avete certezza sulla lunghezza delle concessioni. Quindi nell'ultimo testo, e poi chiudo, in cui la Commissione Mercato Interno ha fatto un'analisi sulla situazione dei servizi delle direttive, dell'applicazione delle norme sui servizi nel mercato interno dell'Unione Europea, c'era in un paragrafo riferimento al fatto che 20 stati membri non applicano correttamente la direttiva. È chiaro che se 20 stati membri, secondo la Commissione, non applicano bene la direttiva, vuol dire che forse è il testo, no, che merita una revisione. Quindi anche in forza di questo, credo che potremo lavorare tutti insieme per farlo. Ora, se poi ci sono domande specifiche, sono a disposizione. Grazie onorevole Campomenosi per l'intervento puntuale e grazie anche per rimanere per le domande successive che sicuramente ci saranno. Ora il nostro europarlamentare Fidanza credo che non ci sia ancora, per cui lascerei la parola a Sabina Cardinali, che è la portavoce nazionale CNA, se c'è, non so se si è ricollegata in realtà perché non la vedo. Chiedo a Sabina se c'è di darmi un accenno. Direi che non c'è. Per cui se c'è qualcun altro che vuole fare un intervento tra i miei colleghi, gli lascerei la parola e altrimenti darei Posso, via le Valentina? Valentina, posso? Sì, Allora, vai io pure. approfitterei perché un'impresa nostra associata voleva fare proprio una domanda all'onorevole Campomenosi. Quindi ne approfittiamo, almeno l'architetto Panizzi, se vuole fare la sua domanda, così. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e consentitemi comunque velocemente di ringraziare il CNA per la presenza costante a sostegno del comparto balneare sul territorio italiano e anche a livello periferico. Saluto Cristiano Tomei e un grazie, ciao, e un grazie a Luciano Bazzano, direttore del CNA di Imperia, e alla responsabile locale Stefania Currà, che sono sempre molto presenti e attivi e ci sostengono, sia concretamente che anche a volte moralmente. Io rappresento l'associazione Spiagge Armesi del comune di Taggia, che è un comune limitrofo a Sanremo, quindi siamo nella provincia di Imperia. E un caro saluto all'assessore Marco Scajola, che da sempre è presente al nostro fianco, e non so se c'è, che quindi mi può sentire, e comunque un ringraziamento agli eurodeputati che sono presenti a questo incontro. La mia domanda era proprio destinata all'europarlamentare Marco Campomenosi, quale anche componente della Commissione Trasporti e Turismo. E poi anche perché mi aveva colpito all'inizio del suo mandato che le sue prime parole sono state
lavoro e ascolto. E quindi sono proprio queste due parole che unite insieme possono dare senso alla mia domanda. Una domanda che purtroppo lei mi ha già anticipato nella risposta, in quanto era proprio una domanda che andava nella direzione di andare in qualche modo a rivedere la direttiva Bolkestein, e lei è stato abbastanza, diciamo così, tra virgolette, è rassegnato alla non revisione in base a quanto in base ai sentori o comunque a quello che in realtà si sta percependo a livello europeo. Io però vorrei a questo punto, visto che correggo la domanda, spostare l'attenzione su un altro elemento. Cioè, la direttiva Bolkestein è stata applicata per tutti gli stati membri, e però è stata applicata in modo con delle differenze sostanziali che creano quindi delle diseguaglianze tra loro. L'esempio è dato per esempio dalla Spagna, che sulle concessioni ha avuto proroghe a 75 anni, il Portogallo, che ancora oggi gode del rinnovo automatico. Quindi proprio su questi casi in cui la direttiva raggiunge i suoi obiettivi, perché la direttiva è stata anche pensata e finalizzata a che cosa? A creare lavoro, investimenti, coesione economica e sociale, per ogni Stato, e quindi a seconda delle proprie peculiarità e necessità di questi Stati, nel rispetto delle piccole realtà economiche, della loro utilità sociale, nelle tradizioni e nella cultura dei territori, si sono innestati questi principi. Ora quindi, adesso è per questo che io voglio collegarmi a questo principio, perché quindi in Europa il concetto, il modello delle concessioni di un bene pubblico non è strutturato nello stesso modo e non sempre previsto che abbia un suo svolgimento, no? E come per esempio accade da noi in Italia. Quindi la domanda a questo punto viene fatta in questa direzione. Qui non si tratta più di problema di concessioni italiane, ma è un problema di far valere un principio fondamentale che è insito nella direttiva Bolkestein, dove c'è l'equo rapporto e considerazione di tutti del raggiungimento degli obiettivi, degli equi obiettivi della Bolkestein. Cosa che non mi sembra in questo modo, perché è vero che non si può fare la revisione, però forse non sarebbe magari il caso di andare a pensare che di chiedere veramente di lavorare su una revisione della direttiva Bolkestein, chiedendo di escludere le concessioni dei beni demaniali già assegnate, ma proprio per che poi previsto oltretutto e sancito dall'articolo 37 del codice della navigazione, in modo proprio da realmente raggiungere in modo equo gli obiettivi della Bolkestein e quindi sancire un principio uguale per tutti. E questo secondo me forse potrebbe essere un percorso da iniziare, e non farlo diventare come una necessità e una peculiarità esclusiva italiana che ha necessità di mettere, di organizzare le proprie concessioni, ma bensì il rispetto degli obiettivi equi insiti nella Bolkestein, cioè creare lavoro, investimenti, coesione sociale per ogni Stato, a seconda delle proprie appunto peculiarità, eccetera. Quindi cosa mi risponde, deputato? Le rispondo anche con le parole della stessa Commissione europea, che ammette che la direttiva servizi in certi versi ha fallito, perché loro dicevano abbattendo queste barriere tra Stati membri, facendo circolare i servizi all'interno dell'Unione Europea liberamente,
porteremo una grande crescita. Addirittura la direzione generale mercato interno qualche anno fa era stata cambiata in direzione generale growth, crescita. Questo è fallito, ma mica perché non abbiamo applicato la Bolkestein al settore dei balneari, ma perché i settori che usufruivano di attività transfrontaliere, perché poi è di questo che stiamo parlando, sono residuali rispetto al resto dell'economia, che è andata bene o male in questi anni, purtroppo male per tanti fattori, non certo perché serviva una direttiva, che per tante cose è stata giusta, attenzione. Quindi, secondo me, quello che è mancato in questi anni, e io ho visto generazioni di politici, quando io non ero un eletto, arrivare a Bruxelles, parlare con generazioni di commissari europei al mercato interno, guardate, quello più vicino ai nostri temi era un altro francese che era poi quello che è diventato più celebre negli ultimi anni perché è stato il negoziatore della Brexit per la Commissione europea. Veramente parliamo di tantissimi anni fa, generazioni di assessori regionali che venivano a Bruxelles e non si è mai concluso niente perché a Roma non c'è una continuità nei governi, al di là delle colpe di ciascuno. E quindi c'è, perché rispetto a Spagna e Portogallo, che hanno una situazione giuridica differente, non c'è mai stato da parte dell'Italia il portare la peculiarità italiana per spiegare da un lato che cos'è una concessione balneare nel nostro paese, quali sono le norme che regolano il demanio in Italia e fra l'altro anche lì il legislatore nazionale poteva darci una mano. In questo senso, però sapete bene come a Roma sia complesso lavorare su norme, riforme, cose del genere. Invece, tornando al tema di come riformare la Bolkestein, è ovvio che se ci fosse da parte della Commissione domani mattina la volontà di rivedere la direttiva, credo che ci verrebbero addirittura incontro, perché non, cioè, si sono accorti anche loro che il settore balneare italiano è stato una vittima collaterale di una norma destinata ad altro, onestamente. Nel precedente ciclo della Commissione europea c'era quasi stato detto apertamente, il Bolkestein ha fatto quella conferenza al gruppo della Lega all'inizio del 2018, mi sembra, aveva detto le stesse cose. Quindi, però, ecco, quello che volevo dire prima è che secondo me un lavoro sulla direttiva, certo che si farà prima o poi, ma è lungo, quindi non è che come a Roma c'è cioè una discussione in una legge omnibus, infiliamo un emendamento e cambia la direttiva servizi. È un processo più lungo dove, fra l'altro, le stesse associazioni potranno essere consultate e dire la loro, quindi però richiede almeno 2 anni. E già un anno e mezzo di legislatura europea è andato con l'emergenza Covid che purtroppo ha cambiato tutte le priorità dei legislatori. Abbiamo votato norme per derogare a delle direttive, dei regolamenti, ma erano norme che contenevano delle scadenze che sono state posticipate. Se voi prendete la direttiva servizi, non c'è una scadenza, non c'è scritto l'Italia lo deve fare entro questa data. Essendo una direttiva, deve essere applicata nel diritto italiano e all'epoca venne fatto molto male, copia e incolla praticamente. E quindi è in un dialogo fra Commissione e Governo che non è neanche tanto trasparente, per le ragioni che spiegavamo prima, anche procedurali, che questo lavoro può essere fatto, ma serve un po' di tempo. Allora, nel 2018, quando eravamo al governo, questa intenzione c'era. Io so anche qual era la persona della rappresentanza del governo, il funzionario italiano che aveva il compito di gestire questo tavolo, però poi quel governo cadde e quel tavolo non è stato più riconvocato, ma secondo me, così come su altri temi, ci sono state difficoltà perché un nuovo governo prende dei mesi. Ecco, la differenza fra i normali nuovi governi e questo che si forma forse fra stasera e domattina è che è un governo che nasce per cercare di risolvere dei problemi, quindi speriamo che abbiano indicato de delle persone che conoscono già le tematiche e con cui poter lavorare.
per esempio un ministro degli affari europei che conosca questi dossier, già non sarebbe male. Quindi, poi io sono genuano, quindi sono pessimista per natura, però su questo invece non sono pessimista, perché la Commissione europea non si può neanche permettere di mettere a repentaglio un tessuto di piccole imprese così per niente, cioè assurdo. L'importante è che l'Italia spieghi che un finlandese può avere uno stabilimento balneare, che ogni anno gare sul nuovo, sul libero ci sono, che la risorsa non è scarsa e che faccia l'interesse anche dell'ordinamento nel vedere, ma Campominosi ha una concessione, la sta tenendo bene, paga le tasse, fa tutto, ok, perfetto, rinnovo, ciao. Non può essere un automatismo, dice il testo, cioè, o meglio, non può esserci, dice il testo della direttiva, un diritto di prelazione, come dire, però c'è modo e modo di applicare, insomma, diciamo che nessun governo è mai andato veramente dalla Commissione a spiegare perché comunque già di fatto stiamo applicando queste norme. Non fosse altro l'affidamento degli investimenti. Scusatemi, sono un po' troppo lungo. Chiedo scusa e poi chiudo. La ringrazio delle risposte, però vorrei ancora farle due brevissime domande. Una è, quale ricetta lei avrebbe da darci? Perché lei ha appena detto che le cose sono lunghe, ma noi sono anni, anni e anni che aspettiamo. Abbiamo incontrato addirittura Bolkestein a Roma, il quale aveva detto in modo chiaro che noi non entravamo nella sua direttiva, che non aveva mai pensato che ci dovessimo entrare. E però sono passati anni, anni e anni, non è mai successo niente. Si parla sempre che comunque la Commissione europea deve in qualche modo intervenire, ora però lei dice che appunto sono sempre, è un lavoro di anni che però non arriva mai alla conclusione. Quindi le chiedo una ricetta. No, ma attenzione. Da cucinare in tempi brevi. Se il governo... La seconda cosa, e poi mi taccio, è, lei ha detto appunto, garantire a un finlandese di poter venire in Italia a prendere una concessione. E a un italiano cosa è garantito negli altri paesi? Dove noi possiamo andare nel momento in cui ci toglieranno le concessioni perché verranno date, verranno messe a bando e quindi tutti avranno la stessa opportunità a livello europeo di parteciparvi? Quando noi saremmo senza la nostra attività, quale sarà il paese dell'Unione Europea, degli Stati membri, che ci garantirà nello stesso periodo, nello stesso momento, se non in tempi diversi, di poter partecipare a bandi in cui vengono messe le concessioni balneari, lacustri, fluviali, eccetera? E dove ci garantiscono gli altri stati la stessa equità e la stessa opportunità? No, ma questa è una bella domanda. Intanto io sono di un partito, la Lega, che fu l'unica a votare contro quella direttiva, perché per mille ottime ragioni, fra cui quella per cui non era una priorità, c'erano ben altre priorità da garantire. Ma oggi un finlandese non ha nessun problema. Immagino ci saranno anche dei cittadini non italiani che gestiscono stabilimenti balneari. Non è, però l'esempio lo stavo facendo mica perché io so, cosa me ne frega a me dei finlandesi, non me ne frega nulla. L'ho detto per dire che nel nostro ordinamento non c'è nulla che impedisca l'applicazione di quei principi che sono alla base di quella direttiva, che era una direttiva che nasceva su quel principio. Sulla ricetta. Allora, la ricetta più semplice è che il governo non faccia niente e che quindi la procedura vada in Corte di Giustizia, che poi stabilirà, qualora appunto il governo, anziché diciamo convincere la Commissione, vada in un conflitto con essa, che poi ci pensa lei, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. È ovvio che quella è la strada più veloce e più brutta, perché poi siamo in mano di giuristi che non sappiamo se daranno ragione alle nostre ragioni. Quindi quello che serve è un governo, io non so se questo sarà in grado, spero di sì, noi come partito, come Lega lo abbiamo chiesto,
che risolva definitivamente questo problema, perché quello in cui eravamo nel 2018 aveva cominciato, a mio avviso, a farlo, e poi quel cammino si è interrotto e noi non abbiamo più continuato a farlo. Poi ci sono state altre ragioni per cui non è stato fatto. Quindi la ricetta migliore è che il governo difenda gli interessi dell'Italia sulla Bolkestein, così come su altri temi. Quindi dicendo le cose che voi dite, che condivisa, ormai è un tema condiviso anche dal PD, è condiviso da Forza Italia, sentite Gasparri come interviene anche sulla vicenda dei giudici, è condiviso da Fratelli d'Italia e da noi della Lega, quindi è un lavoro che secondo me va fatto. Però nel senso... dipende quanto la Commissione europea vuole farne una questione di principio oppure no, ma se io avessi il potere di iniziativa legislativa lo farei io, ma mi è impedito. Quindi il commissario al mercato interno Breton non è una persona stupida, è un uomo che viene dal mondo dell'impresa, però quando dice... Ma a noi quando andiamo all'estero, Fincantieri ha provato a comprare un cantiere in Francia e la Commissione europea ha detto no, posizione dominante nel mercato europeo, quando invece il mercato della cantieristica è mondiale, non è certo europeo. Invece mi pare che la Francia acquisti aziende in Italia senza alcun problema. Occorre cominciare a difendere gli interessi del proprio paese. Io faccio questo mestiere da eletto da un anno e mezzo. In questi giorni si parla tanto di che cosa significa essere europeisti o non europeisti. Secondo me essere europeisti non significa dare sempre ragione alla Commissione europea, ma andare a Bruxelles a difendere gli interessi, peraltro più che legittimi, del proprio ordinamento, del proprio sistema delle imprese. Secondo me, se non si fa questo, è ovvio che perderemo, ma non lo è che lo dico per prendere i voti, io tanto non ci sono elezioni adesso, lo dico sinceramente perché è quello che è necessario fare, e so che di questo hanno anche parlato nelle consultazioni i partiti e il presidente incaricato nei giorni scorsi. Grazie onorevole. Signora Panizzi, so che ha un'altra domanda, ma la lascerei per dopo perché è arrivato l'onorevole Fidanza e... No, io ho terminato. Ok, perfetto, perfetto. Grazie. Visto che è arrivato l'onorevole Fidanza, la ringrazio innanzitutto per essere riuscito. So che è nel mezzo all'interno di una macchina, la vedo. Sì, trasferimenti ancora in corso, buonasera a tutti. Esatto, allora, Carlo Fidanza è eurodeputato e capodelegazione per Fratelli d'Italia e ha voluto essere partecipe in questa riunione, quindi le lascerei la parola e la ringrazio nuovamente per la presenza. Grazie a voi per l'invito, ci teniamo ad esserci anche se in condizioni un po' precarie, quindi purtroppo ecco, leggo Marco Scaiola che ci saluta, lo saluto anch'io, non ho ascoltato il suo intervento e ho sentito soltanto gli ultimi secondi di quello di Marco Campomenosi. Devo dire che insomma noi stiamo lavorando abbastanza insieme in questi giorni, con i colleghi ad esempio della Lega abbiamo presentato insieme in Commissione Trasporti e Turismo degli emendamenti a una relazione di iniziativa sul futuro del turismo, proprio per cercare di spingere ancora una volta nella direzione di un, diciamo, chiamiamola così, corretta applicazione della Bolkestein, per intenderci, e tanto sappiamo a cosa ci riferiamo, e siamo ancora nella fase di, insomma, di trattativa sugli emendamenti, vediamo, perché voi sapete che nella mia precedente esperienza in Parlamento europeo 2009-2014 da relatore sul turismo avevo inserito in un'analoga relazione dei riferimenti importanti sul tema, stiamo provando a fare la stessa cosa in assenza, appunto, come ricordava giustamente il collega Campomenosi, di una, come dire, potestà di iniziativa legislativa, perché purtroppo non spetta diciamo al Parlamento fare le proposte di direttive o di regolamenti. Certamente si aprirà adesso con il nuovo governo una fase di interlocuzione, diciamo che da quello che abbiamo percepito della lettera di risposta mandata dal governo, praticamente in assenza di governo, alla Commissione europea, di fatto c'è stata una sorta di fotografia di quello che è stato l'iter legislativo di questi anni, che ha portato poi alla 145, senza particolari posizioni di merito, che sono state di fatto rimandate al nuovo governo che sarebbe
che sarebbe arrivato. E quindi adesso la palla ovviamente sta in capo al nuovo governo. Devo dire che insomma l'atteggiamento, per quello che io ho potuto reperire da fonti come dire, informali a Bruxelles del precedente, insomma, è stato piuttosto latitante da questo punto di vista. C'è anche chi insinua che sia stato lo stesso governo italiano a chiedere alla Commissione di cominciare ad aprire una procedura. Io questo non lo so e francamente sarebbe triste, però insomma la situazione è chiaro che non può andare avanti nella condizione in cui noi siamo, perché quello che è successo nel frattempo rispetto al passato è che ci sono state una serie di iniziative giudiziarie che hanno gettato ulteriore confusione nel settore. Nella stessa Liguria ci sono situazioni molto differenti, una situazione a macchia di leopardo, la Procura di Genova con le sue azioni, insomma, assolutamente irrituali e devo dire, diciamo, è un po' oltre rispetto ai confini normali del rapporto tra poteri, ha causato uno sconquasso a Genova e in provincia, costringendo di fatto le amministrazioni un po' timorose a poi prendere, rimangiarsi con estensioni già concesse, dare delle proroghe tecniche di 1 o 2 anni, di fatto sub iudice in attesa che succeda qualcos'altro a livello normativo. Cioè, questa è una situazione assolutamente non accettabile, anche perché a mio avviso viola l'articolo 3 della Costituzione italiana, cioè viola un principio di uguaglianza tra cittadini. Chi ha uno stesso titolo, titoli della stessa natura concessoria, soggetto alla stessa legge, non può essere trattato in maniera diversa a seconda dell'amministrazione sotto la quale ricade o a seconda della procura sotto la quale la sua amministrazione ricade. Questo non è accettabile, quindi serve un intervento che riporti ordine e serve rapidamente, perché più si accatastano sentenze, anche se contraddittorie l'una con l'altra, più si limitano gli spazi di azione per la politica, e la politica si deve riprendere i suoi spazi di azione, altrimenti saranno i giudici a decidere al posto della politica. E noi abbiamo visto, per esempio, quanto ha inciso nel dibattito con la Commissione europea la sentenza della Corte di giustizia del luglio 2016, no? Cioè è un fardello che ci portiamo dietro da anni, perché quando cerchiamo di fare dei passi avanti in interlocuzione con la Commissione europea ci viene sempre opposta la sentenza della Corte di giustizia. È così, perché quando si crea giurisprudenza poi gli spazi di manovra per l'azione politica vengono purtroppo a diminuirsi, e quindi la politica deve urgentemente riempire questi spazi cercando di, uno, difendere la legge che c'è. Noi, quando c'è stata la cosiddetta legge Centinaio, non abbiamo nascosto che ci saremmo aspettati qualcosa di più. Io lo dico con assoluta onestà intellettuale: probabilmente in quella fase storica, con quel tipo di maggioranza, con una forza politica come i 5 Stelle che ha sempre manifestato ostilità nei confronti della categoria, forse non si poteva riuscire a portare a casa di più. E adesso quella c'è, quella va difesa, e va difesa anche rispetto a pronunciamenti dei tribunali che sono in parte infondati, nel senso che presuppongono un principio di autoapplicabilità della direttiva europea che non c'è da nessuna parte. Le direttive europee devono essere recepite dalle leggi nazionali. Se c'è un contrasto tra atti amministrativi, leggi nazionali e presuntamente con le direttive europee, si fa un percorso diverso, ovviamente. Non è che c'è una direttiva europea che si autoapplica passando sopra una legge nazionale. Questo è un presupposto giuridico assolutamente inesistente, è una forzatura che è stata fatta, di cui oggi pagano il conto le imprese balneari. Quindi c'è la necessità di intervenire rapidamente. Io, francamente, lo sapete, noi abbiamo preso una posizione, diciamo, stando fuori dal perimetro di questa nuova maggioranza. Mi auguro che agli impegni e alle parole che ho sentito spendere da Matteo Salvini, che invece ha scelto di aderire a questo governo Draghi, seguano i fatti. Noi saremo in Parlamento italiano, così come facciamo in Europa, a sostenere qualsiasi soluzione positiva per le nostre imprese balneari. Francamente, ho qualche dubbio, nel senso che diciamo, un governo che nasce con una forte impronta europeista, chiamiamolo così, così è stato definito, e con a capo una persona stimabile, ma che certamente è un sacerdote di quell'ideologia, non lo so quanto riuscirà a venirci incontro. Naturalmente me lo auguro, noi faremo tutte le iniziative necessarie in questa
in questa direzione a tutti i livelli, così come lo facciamo nelle amministrazioni regionali dove siamo presenti e a maggior ragione in maggioranza, lo facciamo a livello europeo, lo facciamo anche a livello di Parlamento nazionale. L'auspicio è, una volta messa in sicurezza la 145, arrivare con uno scenario politico mutato alla fine di questa legislatura, cioè all'inizio della prossima, dopo il voto degli italiani, ad avere una maggioranza politica coesa che ha preso già impegni solenni nei confronti della categoria. Io firmai nel 2018, prima delle elezioni politiche, insieme a Gianmarco Centinaio e a Maurizio Gasparri, a nome dei tre partiti del centrodestra, un impegno solenne, appunto, un impegno elettorale davanti alla categoria di procedere nella direzione che conoscete. E quindi vorremmo ripartire da lì per cercare di riportare certezza nel settore dopo aver messo in sicurezza la 145. Per noi questo vuol dire ragionare di smanianizzazione, cioè ragionare di una soluzione definitiva per il problema, sapendo che andremo incontro alle ire degli pseudoambientalisti e quant'altro, ma insomma riteniamo che come dire, la continuità delle aziende e il valore aggiunto che portano al nostro turismo siano un bene preziosissimo che va difeso anche al costo di far arrabbiare qualche pseudoambientalista. Quindi per noi la tabella di marcia è quella. Come vi ho detto e chiudo, noi abbiamo già annunciato un atteggiamento dall'opposizione, comunque sempre pronto a votare i provvedimenti utili che appunto riteniamo positivi per gli italiani. Naturalmente siamo pronti a farlo e saremo da stimolo anche alla maggioranza su questo tema. In tutte le istituzioni in cui siamo rappresentati. Questo è naturalmente il nostro impegno. Per il resto, credo che ci conosciamo un po' tutti ormai da tanti anni, credo che ognuno sia in grado, insomma, no, anche fuori dalla campagna elettorale, come diceva Marco Campomenosi, di valutare serietà degli impegni presi e dei comportamenti conseguenti. Quindi sapete dove trovarci, sapete che ci siamo e cerchiamo di portare a casa il risultato. Grazie onorevole Fidanza, siamo contenti e lieti di sapere dell'impegno che è preso. Io passerei con le domande. Ho visto nei commenti che mi ha richiesto la parola. Allora, scusate un attimo. Mi ha chiesto la parola Alessandro Rossignoli del Bagnistella Marina. Quindi, se vuoi intervenire, Alessandro. Non so se mi sentite. Sì, assolutamente. Ok, la domanda era più diretta in realtà a Scajola che ha abbandonato, però noi a Monterosso, come i comuni del Tiguglio, praticamente stiamo andando avanti, l'amministrazione sta andando avanti disconoscendo l'estensione al 2033 per una proroga tecnica di 2 anni, compare già le evidenze pubbliche all'interno del 2021, quindi proprio una situazione critica all'ennesima potenza. Pare, insomma, una situazione pilotata, imbeccata dal procuratore Cozzi di Genova. Quello che volevamo sapere noi era perché la politica non prende in mano le redini della situazione, mette ognuno al suo posto e dice che stanno affrontando il tema, che non ci devono essere delle fughe di amministrazione in una direzione o nell'altra. Caro mio, conosco bene il tema di Monterosso, infatti ne ho parlato a lungo con Viviani e la stiamo seguendo. Noi come Lega siamo nella giunta di Sarzana, dove si voleva andare nella stessa direzione di Monterosso e Stefania Pucciarelli ha fatto un lavoro per cui a Sarzana poi si è presa una direzione opposta. Ma non mi nascondo perché sono il mio partito anche nella giunta a Genova, dove però non si è fatto come a Sarzana. Purtroppo le pressioni che ha fatto la Procura sono fortissime e più di dire che la Procura sta sbagliando e che gli amministratori locali non devono disapplicare una norma dello Stato, a noi in questo momento non è che nella giunta comunale di Monterosso ci sono esponenti della Lega, quindi io sarei impossibilitato a fare altro. E quello che so è che i ricorsi ci sono, ci saranno e secondo me verranno anche vinti. Quindi, così come sono pronti i ricorsi su Genova, in questo caso
i nostri consiglieri comunali a Genova hanno ottenuto, avrebbero ottenuto l'impegno della Giunta a non, come dire, a non citarsi in giudizio contro i ricorrenti. Ecco, così ha detto il vice sindaco Picciocchi, che non è del mio partito, ma credo che sia di nessun partito, come purtroppo spesso accade. Magari ci fosse una continuità fra amministrazioni locali e partiti a livello nazionale, per cui ci sia un ordine che parte dall'alto e arriva a tutti. In fondo, purtroppo, la debolezza dei partiti è evidente in questo. Quindi esiste una situazione a macchia di leopardo di cui abbiamo parlato all'inizio, nella nostra Liguria. Monterosso, ma non solo Monterosso, è un problema. Ci sono comuni anche gestiti dalla sinistra che hanno fatto il 2033. Insomma, c'è una situazione a macchia di leopardo dove tutti hanno, nessuno può dire: ah, ma il mio partito ha fatto tutto quello che si poteva fare. Questo è assolutamente vero. Va bene, io capisco che non è facile. Il nostro problema è che mentre si discute su quando verrà fatto il tavolo a livello europeo e chi si siederà al tavolo per risolvere la questione, intanto il nostro orizzonte si è accorciato parecchio. È brutto da un piccolo paese ritrovarsi alla ribalta nazionale e diventare un caso limite, diciamo. E quindi fa un po' più paura, ecco. Si spera che le cose, cioè almeno un'indicazione forte che dica: sì, abbiamo la situazione in mano, verrà discussa, c'è l'interlocutore a livello europeo e c'è una strada aperta. Invece mi sembra che siamo ancora a parlare della Spagna, del Portogallo, della situazione particolare dell'Italia, eccetera eccetera, tutte cose che noi sappiamo, noi non dobbiamo convincere noi stessi, bisogna cominciare a intavolare la cosa, ecco. Grazie. Attenzione, per non parlare del fatto che la via dei ricorsi è anche una via costosa, e insomma la gente ne ha già spesa abbastanza soldi per tutta questa vicenda. Comunque, se noi siamo andati al tavolo di Draghi a parlare anche di questo, perché per noi è una priorità assoluta, quindi poi vedremo e giudicheremo che quello che sarà stato fatto, ci mancherebbe. Va bene, vi ringrazio. Grazie, onorevole. Visto l'ora, direi che possiamo fare ancora un ultimo intervento. Se qualcuno ha una domanda, io ora se posso, sì, sono senza telecamera, non vi vedo, però se posso, sì, sono Lerda Patrizia e volevo aggiungere una cosa. Sì, assolutamente. Intanto saluto Fidanza, saluto Campomenosi, saluto tutti i presenti. Ciao Patrizia. Ciao Carlo. E vi ringrazio, Scaiola e tutti quanti. E volevo dire al nostro collega di Monterosso che oggi c'è stata un'importante sentenza del Consiglio di Stato, non so se lui lo sa, ma praticamente il Consiglio di Stato nel primo, diciamo, scalino che porterà a poi alla fine di questa storia giudiziaria ha dato ragione ai balneari, nel senso che ha detto che la 145 va applicata, ha dato torto al comune, tant'è al comune che aveva fatto ricorso appunto al Consiglio di Stato, tant'è che gli ha fatto pagare le spese. Quindi quando noi creiamo un intervento e cerchiamo di parlare di Europa, perché l'Italia i problemi se li è creati da soli, la procura se li è creati da soli, i nostri politici di Genova, di Monterosso se li sono creati da soli, per difendere che cosa? Dei funzionari e mettere nella brazza, chiamiamola così, decine e decine di famiglie. Quindi noi agli europarlamentari chiediamo di continuare e facciamo gli esempi giustamente della Spagna, come ha detto la mia collega Raffaella, perché c'è una disparità incredibile, quelli hanno 75 anni e vanno avanti come dei treni. Noi, perché uno si sveglia al mattino, abbiamo paura della nostra ombra e non è così che funziona. Comunque c'è l'accento, e oggi appunto il Consiglio di Stato ha dato torto al comune, quindi ogni comune si deve mettere la mano sulla coscienza che deve pagare i ricorsi
che noi eventualmente facciamo, e quindi li paga con i soldi dei cittadini, invece di destinarli in questo momento a priorità che sono molto molto più bisognose. Ci sono delle gente senza lavoro, e cosa fanno i comuni? Buttano perché hanno paura, vabbè non faremo ricorso, però fatevelo voi. Ma anche no, siete stati messi lì con dei voti e con comunque dei concorsi, parlo per i dirigenti, per prendervi delle responsabilità, è quello di far girare l'economia. Questo voglio dire, scusate il tono, ma sono sempre incavolata io, perché trovo veramente che sia un'ingiustizia. Io a Bruxelles ci sono stata grazie a Carlo, che c'ha fidanza, che ci ha appunto fatto ospitato nel suo nel suo ufficio, e so che tanti anni cerca appunto come noi, essendo stato anche lui diciamo come balneare, i genitori vanno alla spiaggia, quindi lui sa cosa si prova in questi momenti. Però diciamo che ci sono anche dei politici a livello locale, che sono spaventati, ma da che cosa? Da un'indicazione che può dare una procura, un'indicazione. Io adesso non voglio dire che la procura stia sbagliando, no, io non ho le capacità tecniche per dirle, però dico che bisogna avere un po' più di lasciamo non dire una volgarità, attributi si dice, ecco, bravo Carlo, di attributi, e fare andare avanti un volano com'è diciamo il nostro comparto, che se, grazie a noi che se in Liguria c'è ancora qualche persona che gira, qualche turista, e grazie alle spiagge, non certo grazie a tante altre cose che magari vengono difese di più, come le autostrade. Ecco, e questa cosa volevo dire, collega, guarda che oggi il Consiglio di Stato per un primo step ha dato torto ai comuni e ha detto chiaramente al comune adesso ti paghi le spese, quindi non c'è storia, quei politici che sono paurosi o più dei dirigenti, perché sono stati sottomessi dei dirigenti, e tirino fuori gli attributi, cercavano qualcosa. Ci sono due leggi, una è la 145 e una è la 77. Cosa vogliono di più? Ci sono due circolari della regione. In Liguria praticamente siamo a posto, però è chiaro che se tu parli con un sordo che non vuol sentire, non sente. Scusate l'interruzione, e condivido pienamente cosa ha detto Raffaella. Grazie. Posso fare un flash sulla cosa che ha detto adesso la Lerda? Certo, assolutamente. No, soltanto un flash sulla questione della sentenza del Consiglio di Stato di oggi, che diciamo certamente è un punto a favore, ecco, no? Mettiamolo così, se dovessimo mettere nel pallottoliere dalla parte nostra, però non è ancora, diciamo, la sentenza di merito, no? Quella di oggi è stata una sentenza sulla fase cautelare, diciamo, sul fatto che dopo la sentenza del TAR Puglia sezione di Lecce a favore dei balneari, il comune di Lecce l'ha impugnata al Consiglio di Stato, dicendo che c'era in quella sentenza un danno imminente per le casse del comune. Nella sostanza è stata respinta questa teoria, e quindi rimane per ora ovviamente la validità della sentenza del TAR Puglia. Il giudizio di merito, per sapere se poi avremo ragione fino in fondo, non sarà immediato, purtroppo, insomma. Quindi prendiamo atto positivamente di questo segnale di oggi, che è sicuramente un punto a favore, non è ancora, diciamo, la vittoria che arriverà soltanto se il Consiglio di Stato, nel giudizio di merito che ci sarà tra qualche mese, andrà nella stessa direzione, respingendo di fatto il ricorso del Comune di Lecce in questo caso. Quindi solo per puntualizzare, per dire sì, assolutamente bene, purtroppo non possiamo ancora stappare bottiglia, insomma. Carlo, ti rispondo io se posso, se mi permettono. Concise, sì. Posso? Allora, quello che volevo dire a Carlo, sì, è vero, hai ragione, non è un giudizio di merito, ma sicuramente è una lezione, è una bella tirata d'orecchia per quel comune. Perché per i comuni, certo. No, ma è giusto, io condivido, volevo solo un'info. Tutte le spese legali, cioè avete due leggi, cari comuni, avete due, nel nostro caso in Liguria abbiamo due circolari, ma cosa volete di più? Volete creare disparità? Ok, ci state riuscendo, andremo in tribunale, sappiate che il Consiglio di Stato
per adesso nel primo scalino, come ho detto io, perché è un primo scalino, esatto, vi fa pagare esatto. Le spese. Volete fare questo? Benvenuti, ecco, questo volevo dire. Benissimo, giusto. Grazie. È possibile un ultimo intervento o siamo fuori i tempi massimi? Ultimissimo intervento, poi chiudiamo perché siamo veramente al limite, ok? Grazie. Ok, sì, Bagnaga Monterosso, volevo solo chiedere, visto che diciamo così la procura può far sicuramente paura a tante piccole amministrazioni locali, eccetera, forse può far meno paura, diciamo così, alla regione, quindi una strada simile a quella percorsa dalla Sardegna, quindi la revoca della delega al demanio alle amministrazioni, sarebbe un qualcosa di percorribile, e se sì, perché non è stata, diciamo così, intrapresa, ecco. Chiedo a Valentina se posso essere sincero. Sì, direi perché di sì, è necessario. Perché la persona che era collegata prima non era d'accordo. Perché se potete chiedere al capogruppo della Lega mai, in regione Liguria, noi l'avremmo fatto. Poi giuridicamente era un altro pasticcio, non lo so, però la Sardegna l'ha fatto, un conflitto con 5 comuni anche importanti della Sardegna, però era un segnale politico forte, giusto o sbagliato che fosse, perché c'è effettivamente un tema giuridico, però indubbiamente è stato scelto di non farlo. Io ho votato Toti, però la sua giunta non ha voluto fare questo intervento. Grazie onorevole. Allora io lascerei la parola a Cristiano Tomei per un piccolo resoconto e vi chiedo il favore di chiudere i microfoni, però perché sennò è un problema. Ok. Velocemente, grazie. Prima di ridare la parola a Valentina per la chiusura, ringraziando tutti i partecipanti e gli eurodeputati presenti, l'onorevole Fidanza che è appena arrivato e ha fatto il suo intervento. Credo che la riunione di oggi sia stata molto importante perché i prossimi passi saranno quelli di allineare il livello europeo con il livello italiano e regionale e delle regioni. Quindi l'intervento da parte del coordinatore delle regioni ci ha dato un quadro importante e unitario. Adesso l'interlocuzione passerà immediatamente con il prossimo governo per poter riallineare la fase diciamo europea. Credo che l'incontro di oggi sia stato utilissimo e ringrazio di questo gli europarlamentari, perché noi abbiamo una posizione e una ricostruzione, abbiamo sentito anche molto bene dall'onorevole Campomenosi sulla parte giuridica e sulla procedura, che è molto importante e di cui dobbiamo tener conto. La cosa è diciamo da aggiungere in più, ecco, l'allineamento tra gli eurodeputati che sono allineati sulla difesa della norma del Parlamento italiano e soprattutto del governo, oltre che delle regioni, deve essere quello di poter mantenere una posizione congrua dal punto di vista giuridico. Noi ogni volta che come CNA Balneari, come CNA abbiamo portato avanti una posizione, una istanza, una rivendicazione, abbiamo fatto in modo che questa fosse congrua nel solco giuridico sia nazionale che europeo, tant'è che nessuno ci ha mai smentito il principio del legittimo affidamento e anche le motivazioni del doppio binario utili e necessarie per la proroga temporale al 2033. Quindi una volta che abbiamo raggiunto questo aspetto e quindi la congruità giuridica delle tesi da sostenere a difesa di questa norma, allineati i livelli continentali europei, nazionali e regionali, ecco, questo lo chiediamo con molta evidenza, una posizione forte politica che sia abbinata a quella associativa, perché ho sentito ben parlare di una diversità di applicazione tra nazioni continentali, esce sempre il caso della Spagna, in effetti probabilmente se finora c'era una frammentazione in Italia sulle posizioni della questione balneare, queste frammentazioni probabilmente ci sono ancora nell'opinione pubblica e nell'opinione politica, però da quello che ho visto questa sera e dalla ricostruzione che abbiamo visto negli ultimi mesi, ecco, questa frammentazione si è ridotta parecchia. Vedo una maggiore
unità, una maggiore unitarietà di intenti, e questo è il momento di dire forte la posizione politica a difesa della norma in modo il più possibile unitario e compatto dall'Italia nel solco della congruità giuridica. Questi saranno i prossimi passi che CNA dall'Italia e da Bruxelles cercherà di facilitare. Grazie. Grazie Cristiano. Benissimo, allora sì, io direi che l'unitarietà e l'unità di intenti è la base fondamentale per arrivare poi a difendere coerentemente, sinergicamente le necessità dei balneari. Io penso che si possa essere arrivati alla conclusione della nostra videoconferenza, della nostra riunione, quindi passerei ai saluti e ai ringraziamenti finali. In particolare all'onorevole Campomenosi e all'onorevole Fidanza che sono ancora qui con noi e ci hanno sostenuto e sono rimasti. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie. All'onorevole Brando Benicelli che non c'è più e all'assessore Scaiola che purtroppo ci hanno dovuto lasciare anticipatamente. Ringrazio Cristiano Tomei per la pazienza e per avermi aiutato in tutto questo, e ringrazio Alessandro Riccomini, Stefania Currà e Sabina Cardinali che purtroppo non siamo riusciti a reperire ma evidentemente ha dei problemi di connessione, e infine ringrazio tutti voi per essere qui, per essere stati qui e niente, grazie, ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Sì. Buonasera a tutti.